Ragazzi, e bentornati in un nuovo episodio su Rise of Kingdoms. In questo caso siamo di nuovo sulla guida definitiva di Rise of Kingdoms. Sono contentissimo del successo che sta avendo questa serie. Questi sono ancora i miei vecchissimi compagni che ci stiamo ancora sentendo su Telegram. Siamo ancora in contatto e mi fa veramente tanto piacere perché grazie a questo gioco li ho conosciuti e mi fa veramente tanto piacere. Quindi non so se mi stanno seguendo in questo video, ma in caso vi saluto sia ciao Shiryu e ciao Cinghio. Quindi non so se mi state ancora seguendo, però sono molto molto contento di essere ancora in contatto con loro. Detto questo, avete un po' rotto le palle, nel senso, sappiamo già che nei miei video c'è sempre la situazione dei messaggi, però non è il caso, diciamo, questa è la guida definitiva, cerchiamo di mantenerla tale. Detto questo, ragazzi, sarei molto interessato a sapere come state procedendo e se effettivamente vi sta dando dell'aiuto quello che vi sto spiegando in questi giorni. Naturalmente, attualmente sto seguendo una serie abbastanza continuativa, quindi giornalmente escono video, però magari c'è anche qualcuno di voi che ha appena iniziato e magari in questi 5 giorni ormai dovrebbe essere proprio al punto dove dovrebbe quasi iniziare a fare il jump. Quindi, perché non farmi sapere in che situazione vi trovate? Scrivetemelo naturalmente qui sotto nei commenti. Detto ciò, proseguiamo con la nostra serie. Oggi andremo a parlare di come bisogna prepararsi per il pre-KVK e non per il KVK. Naturalmente, questo pre-KVK poi naturalmente vi porterà in automatico al KVK stesso. Ad ogni modo, andiamo a vederci come ci si deve preparare per far sì che si arrivi al pre-KVK nel miglior modo possibile. C'è poco di diverso da quello che vi ho detto nei video precedenti, specialmente per quanto riguarda l'ultimo video. Diciamo che le cose da fare sono sempre le stesse, ma è una cosa molto importante che comunque agli inizi del gioco voi non sapete è come e quando si devono andare a fare determinate cose. Cosa vuol dire? Allora, fate conto che siete andati avanti nel gioco, state continuando a fare le solite routine, quindi farmate, attaccate barbari, forti barbari, raccogliete, fate costruzioni, fate il coso dei cosi dell'accademia, gli eventi, eccetera. Arriva il momento in cui avete fatto anche il municipio di livello 21, avete sbloccato le truppe di livello 4 e praticamente adesso sapete che nel giro di qualche settimana ci sarà l'inizio del pre-KVK, perché per essere arrivati al TH21 vuol dire che probabilmente sarete in una fase dove non dico che sarete già vicini al pre-KVK, raga, non vi sto parlando che nel giro di una settimana sarete nel pre-KVK, perché il pre-KVK inizia con all'incirca 80 giorni di regno totale, ok? Quindi potete vedere a quanti giorni di regno siete totali e all'incirca intorno agli 80 giorni di regno inizierà la fase di pre-KVK, insomma uscirà l'annuncio che ci sarà il pre-KVK. E voi dovreste riuscire a fare il TH21, come vi avevo detto, nel giro di 2 settimane, quindi stiamo parlando di 15 giorni, 20 giorni TH21. Vuol dire che voi dovete fare dal TH21 nel giro di 20 giorni, quindi da 20 giorni a 80 giorni per altri 2 mesi totali, e dovete provare a rushare naturalmente il TH25 per far sì che arriviate. Il vostro obiettivo principale è che voi arriviate al pre-KVK innanzitutto con il municipio di livello 25. Questo è importantissimo. Questo perché? Perché arrivare con il municipio di livello 25, adesso basta, arrivare con il municipio di livello 25 al pre-KVK fa sì che vi possa dare la possibilità di dedicare tutto il vostro tempo e le vostre risorse a quello che sarà il pre-KVK e il futuro KVK. Dovete cercare di non arrivare nel KVK con la storia che dovete fare ancora il TH25, perché questo perché il TH25 vi porta via tantissimo tempo, ma più che altro tantissime risorse, perché solo per fare il muro vi servono circa 80 milioni di pietra che a noi attualmente sembrano banali, ma a voi a quei livelli sono un bel po', posso assicurarvelo.
Quindi cercate di non arrivare al PKK che dovete ancora fare il TH25, dovete averlo o in produzione o addirittura già concluso, sarebbe il massimo. E detto questo, una volta che state provando a rushare il TH25, ma solo, non solo per questo, perché se siete delle persone abbastanza intelligenti e che ci giocate, avete preso anche il cosiddetto, come avevo detto. No, questo non c'entra niente. Questo non c'entra niente. Quello che vi avevo detto di dover prendere sotto il deposito delle risorse. Quindi avrete preso un totale di 80.000 gemme. Il vostro obiettivo, come vi stavo dicendo, proprio per fare il TH25, non è solo una questione di non perdere troppe risorse e non rimanere indietro su altre cose, ma più che altro anche per prendere le cosiddette gemme. Ok, quindi voi dovete cercare di prendere tutte le gemme entro il KVK perché dovete arrivare al KVK che avete già il VIP 10 e avete già la possibilità di iniziare a fare l'upgrade del castello al 25. Ok, verso il 25, precisiamo. Questo perché non è una cosa d'obbligo o perché chissà che cosa dovesse succedere, no, ma questo semplicemente perché se non ci arrivate vuol dire che state facendo qualcosa di sbagliato o state rimanendo indietro con le cose che dovreste fare giornalmente. Questo fa sì che vi porta in ritardo successivamente per il futuro. Equivale a dire che ogni giorno perso è un giorno che dovrete recuperare in futuro e ogni giorno perso non si recupera. Ok? Ogni AP perso non si recupera. Questo è molto importante. Ogni risorsa non farmata in quel momento di buco sono risorse perse. Quello è tempo che non va recuperato. Una cosa importantissima per le persone che non shoppano in questo gioco è proprio dedicare il tempo. Se non ci dedicate il tempo giusto, non potrete mai poter competere in futuro con le persone che shoppano. Perché arriverete a un punto tale dove lo shop non sarà più un problema, che vuol dire che una volta che voi avrete la possibilità di aver sbloccato le T5, avere quegli eroi leggendari che potrete tranquillamente sbloccare anche senza pagare, avrete la possibilità di competere con gli altri giocatori anche se shoppano. L'unica differenza che avrete tra di voi sarà la quantità di truppe. Ok, ma il vostro obiettivo naturalmente non è attaccare direttamente il castello nemico. Naturalmente farete delle battaglie a campo aperto e comunque a battaglie tra alleanze, quindi non sarete da soli. Quindi il vostro obiettivo è cercare di poter competere contro gli altri giocatori in modo tale da poter usufruire delle vostre truppe di livello 5. Naturalmente l'obiettivo non è non combattere mai, perché se non si combatte mai non ha senso neanche continuare a provare a salire e crescere e sbloccare le truppe di livello successivo. Questo è un gioco di guerra, naturalmente porta sia delle perdite che delle vittorie, mi sembra abbastanza ovvio. Detto questo, il vostro obiettivo è provare a rushare TH25 e sbloccare il fatto del VIP 10. E anche molto importante, dovete provare assolutamente ad avere la spedizione, questa qui, ad un buon punto, perché dovrete avere anche Attelfeed maxata. No, Attelfeed maxata non credo che riuscirete ad averla. Forse quella la maxerete durante il KVK, ma se riuscirete a maxarla prima del KVK sarebbe ottimo. Questo perché e farebbe in modo tale che entrerete nel KVK con un buonissimo comandante per fare barbari forti barbari. E questo vi servirà tantissimo, specialmente nel pre-KVK, dove dovrete andare ad affrontare i predoni, che soltanto con l'OAR vi posso assicurare che nel primo pre-KVK farete tantissima fatica a fare i predoni. Con 5 marce insieme farete forse sì e no 5, 6, 7 predoni consecutivamente da soli vi parlo e poi dovrete tornare al castello a curare e questo fa sì che vi fa perdere veramente tanto tempo, cosa che dopo la fine del KVK vedrete un balzo enorme, ma vi dico un balzo enorme della vostra potenza d'attacco per quanto riguarda gli eroi, anche semplicemente contro i cosiddetti predoni, perché nel KVK andrete ad affrontare barbari addirittura di livello 40. Che le predoni, vi ripeto, sono ad un livello di circa 26, 27, 28, ok? Non sono di livello altissimo, sono dei barbari un po' più forti di quelli normali. Quindi
Quindi usciti dal KVK in futuro potrete fare anche 20-30 predoni consecutivamente senza dover tornare obbligatoriamente a curare perennemente. Ok? Questo è la differenza del KVK1 al futuro KVK2. Questo però potrete ottenerlo soltanto se fate le cose giuste. Importantissimo, ve lo assicuro, è che voi dovete arrivare di base al pre-KVK con l'OAR maxato. Voi dovete arrivare, togliamo questo che dà un po' fastidio, dovete arrivare con l'OAR maxato al pre-KVK. Non dico di averlo al 60 perché non l'avrete al 60, a meno che non ci usate i Tommy Expert, ma consiglio personale, non lo fate, teneteli tutti i Tommy Expert. In futuro vi serviranno per potenziare lui, o per potenziare lui, o per potenziare lui. Ok? Questo è importantissimo che voi lo facciate, non usate i Tommy Expert. Per maxare Comandante, Loar, Sunzi, Pelagio, Bybars, non li usate, non lo fate, sono sprecati, ok? Mi raccomando, non fate questo errore. Detto questo, dovete arrivare assolutamente con Loar maxato. Se non arrivate con Loar maxato, intendo per quanto riguarda le abilità, farete molta fatica a fare i predoni. E come vi ho detto nel video precedente, dovete consumare tutto l'AP che voi avete nel vostro zaino. Dovete riuscire ad avere nel vostro zaino, nel pre-KVK, un totale di circa tra i 50 e i 70.000 di AP, credo, almeno. Penso che dovreste riuscire a farli se utilizzate comunque durante gli eventi e tutte quelle cose varie, gli AP anche nello zaino. Dovreste arrivare con almeno 50.000 di AP conservato nello zaino, ok? Con quei 50.000 di AP conservati nello zaino, credo che dovreste riuscire a fare almeno 100 bauli d'oro del pre-KVK. Sapete anche un po' di curo perché in base alla quantità di drop che vi farà poi i predoni. Adesso non sto qui a farvelo vedere, comunque ci sono dei video a riguardo nel mio canale, datele vedere. Detto questo, è molto importante che ci riusciate. Altro consiglio, cosa dovete fare durante quei 40 giorni, quei 60 giorni di disponibilità? Dovete usare l'OAR, molto Mysterio importante come vi ho Barbarian. detto, come primario e come secondario sempre e solo Sunzi, fino a che non l'avrete maxato al 60. Ok? Accoppiate sempre l'OAR a Sunzi quando andate a fare i barbari. Molto importante. Dovete portare Sunzi anch'esso al 60 per il pre-KVK, dovete cercare di averlo maxato. Successivamente portate l'OAR e naturalmente su Sunzi, se non riuscite, portatelo anche su alcuni Tommy Expert, ok? Lui averlo al 60 è molto importante. Detto questo, successivamente l'OAR lo dovete accoppiare a qualche altro eroe. Vi consiglio un eroe di cavalleria tipo un Bybars, sì, quello è un Bybars, un Belisario volevo dire. Lui potrebbe esservi molto utile se volete fare dei combattimenti a delle farm nemiche. Durante il KVK, avrete la possibilità di poter attaccare le farm nemiche. Se vedete dei giocatori che stanno farmando, con Belisario è un ottimo comandante per fare gli attacchi sulle farm nemiche, perché è un comandante velocissimo, un comandante da cavalleria che ha come abilità speciale la mobilità, quindi consigliatissimo se volete farlo, lo mettete come primario e lo associate ad un Bybars secondario che non è malissimo. Altrimenti, se avete avuto culo, avrete anche un Gengis, no, un Gengis Khan, no, scusate, dov'è? Un Cao Cao, che se lo vedo, eccolo qua. Se avete avuto culo, avrete Cao Cao ad un buon livello. Io attualmente adesso ce l'ho ancora a livello 5 perché non l'ho trovato mai. Però, se volete potenziarvi anche lui, Cao Cao, se avete culo che lo trovate, portategli su le abilità, che è molto forte anche esso, e lo mettete come secondario a Belisario, ok? Che anche esso comunque ha mobilità. Se avete veramente tanto culo che nelle casse vi troppa tantissime teste, addirittura avete 5-5, ok? O 5-5 qua, ok? 5-1-5, mettetelo, portatelo al 60, vi consiglio, maxatelo, portatelo al 60, ok? Proprio anche con i Tommy Ex, ve lo portate al 60 se riuscite. E lo mettete come primario e come secondario ci mettete un Non ab numero Belisario, virorum, ok? Che comunque come nec ab abilità è mensura sempre buono. corporis.
sulla movimentazione. Adesso forse usato anche contro i barbari, perché comunque è forte contro i barbari. Ma naturalmente se ci mettete tenenti di mobilità, contro i barbari non è il massimo. Quello mi sembra abbastanza ovvio. E altre cose da fare durante questa fase, prima del pre-KVK, avrete la possibilità di sbloccare due comandanti. Uno di questo è Riccardo e il successivo è YSG. Naturalmente dovete sbloccarli tutti e due, ci saranno due ruote. E la prima ruota, non ricordo, penso intorno al 20° giorno, adesso non ricordo precisamente 20 o 30° giorno, adesso non ricordo. La prima ruota sarà quella di Riccardo, la prima settimana ci sarà la ruota di Riccardo, poi ci sarà, se non erro, una settimana di fermo e per la settimana dopo ci sarà di nuovo la ruota di Riccardo. Quindi ci saranno due ruote di Riccardo e successivamente ci saranno due ruote di YSG. Ok, adesso non ricordo i giorni precisi, comunque se andate a cercare su internet vi darà i giorni precisi di quando ci saranno le ruote, tutto scritto online, insomma è abbastanza semplice trovarlo. E cosa vi stavo dicendo? Sì, quindi dovete, ci saranno due ruote di Riccardo, due ruote di YSG. Cercate di sbloccarlo nella prima ruota, se non riuscite a sbloccarlo nella prima ruota, sbloccatelo nella seconda ruota. Su ruota. Consiglio personale, non usate le gemme per sbloccare Riccardo YSG con la prima ruota, perché vi ripeto che ci saranno due ruote. Provatelo a sbloccare con la prima ruota soltanto con i giri gratuiti, perché se sculate lo sbloccate, altrimenti fatelo con la seconda ruota, provate il primo giorno, provate il secondo giorno, se il terzo giorno con il giro gratuito ancora non siete riusciti a sbloccarlo, cosa dovete fare? Semplicemente usate le gemme, cioè il primo giro, un giro singolo che costa il 50% in meno o il 70% in meno, non ricordo, di gemme, fate il primo giro con quel modo, se ancora non l'avete sbloccato fate 5 giri scontati, con, se non erro, 3600 gemme, con quei 5 giri alla fine dovreste comunque riuscire a sbloccarlo. Cioè, se non avete ancora sbloccato, all'Aki continuate a sbloccarlo, molto semplicemente. Se avete culo lo sbloccate subito, se non avete culo ci possono morire quasi anche 30.000 gemme, ve lo assicuro. Io una volta per sbloccare il vario YSG o Riccardo, adesso non ricordo, ci ho speso oltre 20.000 gemme, quindi vi assicuro che di culo ce ne vuole anche tanto. Comunque sbloccateli tutti e due. Come vi ho detto nei video precedenti, vi consiglio, se volete combattere in campo aperto, un Riccardo e non un YSG. Sbloccate Riccardo e maxate Riccardo per quanto riguarda le abilità. Già ottimo, sarebbe 5-5, ma maxatele anche le altre due, perché poi lo utilizzerete come primario e ve lo porterete un bel po' avanti in futuro. Poi lo copierete a lui, quindi avete già un eroe leggendario maxato durante prima del KVK2, sarebbe ottimo. Cos'altro fare prima del pre-KVK2 e prima del pre-KVK1 per potervi potenziare? Naturalmente sarà addestrare le truppe. Se avete sbloccato le T4 e non l'avete ancora fatto, trasformate tutte le T1, tutte le T2, tutte le T3 in T4. Successivamente vi metterete a fare ad addestrare le T4. E altro consiglio che vi posso dare, la trasformazione delle truppe. E fatelo se avete accumulato gli acceleratori, fatelo, e vi ripeto, fatelo durante il pre-KVK. Non fate l'errore di farlo prima, non fate l'errore di farlo prima, questo perché però dovete accumulare gli acceleratori, altrimenti non fatelo nel pre-KVK. Okay, non mi fate arrabbiare. Accumulate gli acceleratori, non li utilizzate senza una determinata motivazione. Sono particolarmente arrabbiato sotto questo aspetto. Non sono arrabbiato con voi, però ve lo dico un po' da arrabbiato, perché non fate questo errore. Non voglio che mi scrivete qui sotto nei commenti del tipo ma io non li ho gli acceleratori. Naturalmente se non ce li hai perché li hai utilizzati. Quindi non voglio leggere commenti di questo tipo. Non utilizzate risorse dello zaino senza una determinata motivazione. Non fatemelo scrivere nel titolo, perché non voglio scrivercelo nel titolo. Però non lo fate, non lo fate, non lo ripeto ancora, non lo fate. Gli acceleratori vanno utilizzati solo negli eventi. Punto, non li utilizzate a caso, perché sprecate tempo e risorse. Sprecate tempo e risorse. Punto. Quindi accumulate gli acceleratori.
arrivate a dover continuare a farmare, avete sbloccato gli eroi, tutti e due, arrivate nella pre-KVK, adesso non ricordo se YSG si sblocca prima o dopo il KVK, adesso non mi ricordo in che momenti andatevi a vedere le cose, molto facilmente. E avete accumulato gemme, avete VIP il 10, avete la possibilità di aver già iniziato a fare il castello di livello successivo, perché state comprando le gemme mensilmente, e avete preso il pacco del 25esimo livello di castello, quindi avete preso oltre 80.000 gemme, e continuate a farmare, arrivate al pre-KVK. Fase 1 del pre-KVK, primi 2 giorni, cosa ci sono i primi 2 giorni del pre-KVK? Cosa sta succedendo? Non lo so. Impazzito è Rise of Kingdoms. E cosa succede i primi 2 giorni di pre-KVK? Molto semplicemente, i primi 2 giorni del pre-KVK ci sarà la possibilità di dover attaccare i predoni, come vi ho detto. Quindi, cosa avete fatto in questi 60 o 80 giorni di prima del pre-KVK? Avete accumulato gli AP, giusto? Spero di sì. Voi avete accumulato gli AP, quindi vi ritroverete con 50.000-70.000 gli AP da dover utilizzare in 2 giorni. Questo vi porterà via tantissimo tempo, però fatelo, usate tutto l'AP che avete nello zaino. Non date ascolto alle persone che vi dicono no, non usate tutto, no, perché nel KVK serve bla bla bla. No, no, utilizzatelo tutto, tutto. Utilizzatelo tutto perché poi avrete la possibilità di riprenderlo facilmente nel KVK. Non ci saranno problemi, lo prenderete molto facilmente e riuscirete in pochissimo tempo a riaccumulare quelle che sono le risorse. Ricordatevi inoltre che ogni settimana potete prendere ben 3.000 di AP soltanto dai punti VIP che potete avere nel negozio qua, ok? Qui potete prendere 3.000 di AP, ne potete prendere 30 da 100, equivalgono a 3.000 di AP. Quindi già da lì avete 3.000 di AP a settimana, ok? Quindi state tranquilli. Tanto nel KVK l'unica cosa che dovrete fare sarà semplicemente questo che adesso vi vado a far vedere. Traguardi. Cosa che io non sto facendo perché non sto giocando, i traguardi individuali, quindi dovete sconfiggere barbari di livello 26 o superiore, quindi per un totale di, se non ricordo male, 1800 barbari, sì, dove vi daranno ogni volta delle risorse e dei tomi della conoscenza da 50.000, ok? Come vi dicevo, avete la possibilità di prendere, qui addirittura vi dà altri 3.000 punti azione, e dove vi dà praticamente un po' di bonus, quindi l'unica cosa che vi servirà sarà per fare questa roba qua. Basta. Punto. E poi gli eventi. Ok? Detto questo, utilizzare tutto l'AP in quei 2 giorni. Seconda fase del pre-KVK. In cosa consiste la seconda fase del pre-KVK? Non lo sapete? Ve lo dico io. Consiste per 2 giorni, addestrare truppe. Addestrando truppe vi daranno dei premi. Ok? Vi daranno dei premi. E scaricherete la classifica, che adesso non posso farvi vedere. Comunque vi daranno dei premi. Voi utilizzate tutti gli acceleratori che avete ottenuto da parte, perché veramente voi, in verità voi li avete tenuti, no? Certo che li avete tenuti, altrimenti non sareste qui a vedere i miei video. Avete tenuto tutti gli acceleratori per il pre-KVK e li utilizzerete tutti per potenziare le truppe di livello più basso a truppe di livello 4. Mi sembra ovvio. Ok? Punto 2. Fase 2 chiusa. Inizia la fase 3 in quinto e sesto giorno di fase di pre-KVK. Perché bene si sì, durerà una settimana. Quindi quinto e sesto giorno cosa dovete fare? I Forti barbari. Non si chiamano forti barbari, si chiamano forti predoni, non mi ricordo precisamente il nome, non sto qui a ricordarlo. C'è sempre qualche video a riguardo sul mio canale, se volete, se siete interessati, andate a vedere.
Insomma, per altri 2 giorni dovete attaccare questi forti barbari, anche qua cercare di farne il più possibile, e voi mi starete dicendo, beh, se ne abbiamo utilizzato tutta la P per fare i barbari predoni, come faccio a fare i forti barbari? Porca miseria, raga, non dovete farne 500 di forti barbari, fate quelli che bastano per chiudere l'evento, punto. Se non ricordo, in totale dovrebbero essere 80, state tranquilli che comunque li rifate. Ok? Ce la fate a farli. Se utilizzate, naturalmente non dovete più fare barbari. Ok? Voi vi svegliate la mattina, avete la barra dell'AP piena. La prima cosa che dovete fare sono forti barbari. Se la mia matematica non mente, voi avete una barra totale di 2000 di AP. Ok, adesso vi faccio un conto matematico abbastanza veloce per farvi capire che potete farli. Allora, voi avete una barra totale di 2000 di AP, ok? 2000 di AP. Fate conto che questa barra si riempie in 12 ore, ok? 1500 di AP ogni 12 ore. Quindi ogni giorno avete 3000 di AP. 3000 di AP più 2000 di base sono 5000 di AP gio totali giornalieri gratis. 5000 al giorno. Ogni forte barbaro costa 130 di AP. Ok, facciamo conto paro, costa 150 di AP. Equivale a dire che ogni 1500 di AP fate 10 forti barbari. 10 forti barbari per 1500 di AP vuol dire che ogni 4500 di AP fate circa 30 forti barbari, cioè fate 30 forti barbari. Con altri 500 di AP avanzati ne fate altri 3. Vuol dire che voi fate 33 forti barbari al giorno, fatto bene, ok? Non li fate tutti a 33, ne fate 25 al giorno. In 25 al giorno, con 2 giorni, ne fate 50. Voi state dicendo, ma ne servono 80? Raga, porca miseria. Vi assicuro che un po' di AP nello zaino ce l'avrete, quindi statene certi che riuscirete a fare tutti gli 80. Volete stare sicuri? Volete stare sicuri? Tenetevi quanto? 10.000 di AP? Non utilizzare 10.000 di AP per i predoni, teneteli per i forti barbari, così è sicuro che riuscirete a farli. Ma io vi posso giurare che tanto 50-80.000 di AP soltanto per i predoni voi non li utilizzerete mai, ne sono certo. A meno che non state tutto il giorno a giocare, ve lo assicuro. Quindi gestitevi le risorse un po' come vi pare. Comunque queste sono le cose da fare, ok? Mi raccomando, non fatemi perdere la pazienza.